ci troviamo attorno festeggiando, insomma, diciamo, la canzone del sangue di Giovanni Ricciardi, che è un giallo che esce da Fazzi Editore, con il protagonista il nostro amato, sostenuto e riconoscibilissimo e adorato commissario Ottavio Ponzetti. Io sono felicissimo di poter presentare Giovanni, mio amico, sono anch'io uno scrittore la mia volta, quindi sono felicissimo di poter, mi chiamo Giovanni e sono felicissimo di presentare. Cioè, ci siamo conosciuti in maniera un po' intrecciata, perché uno che si chiama De Giovanni e che ha un personaggio che si chiama Ricciardi, che conosce uno che si chiama a sua volta Ricciardi e Giovanni, peraltro, con a sua volta un commissario Ponzetti che, se fosse chiamato Maurizio, avrebbe chiuso perfettamente il cerchio. Invece questa nostra conoscenza onomastica, diciamo, iniziale, ci ha portato poi a leggerci reciprocamente, almeno per quanto mi riguarda, veramente a coinvolgermi moltissimo, perché il romanzo nero italiano conosce un momento di grandissima facondia, di grandissima straordinaria capacità di raccontare le città. Non è mai stato così. Noi abbiamo avuto grandi scrittori di gialli in passato, io ricordo Scerbanenko, Fruttero Lucentini, Beraldi. Andando ancora più indietro, noi potremmo dire di aver inventato il genere, perché Mastriani, che scrisse Il mio cadavere nel 1858, scrisse questo romanzo, che è un romanzo nero in tutto e per tutto, ben 50 anni prima di quando Conan Doyle scrisse il suo primo romanzo, Sherlock Holmes. Questa è una cosa che viene spesso dimenticata, perché noi italiani, i nostri primati, facciamo abbastanza presto a dimenticarlo. La scrittura, non voglio insultare, la scrittura dei libri già italiani, però, ha avuto questa stagione, cominciando col grandissimo maestro Andrea Gabrielli, al quale peraltro Giovanni fa un divertentissimo e bello omaggio, questo libro di cui parleremo, ha conosciuto e conosce una stagione di straordinaria floridità. C'è una messe di scrittori validissimi che raccontano le città in maniera molto diversa. Cioè, se ci pensate, uno per regione, uno più di uno per regione, perché la Sicilia di Camilleri, di Santo Piazzese, di Gian Mauro Costa, la Calabria di Mimmo Gangemi, la Puglia di Carrisi, Caro Figlio, la Toscana di Vicchi, Malvaldi, l'Emilia Romagna di Carlo Lucarelli, di Valerio Varesi, il Nord-Est di Massimo Carlotto, la Lombardia di Biondillo, di D'Azieri, la Liguria di Occhio, il Friuli di Porassi, e potrei tranquillamente continuare, magari dimenticandomene ancora tanti, la Torino del nostro amico Mandiani, e ce ne sono tantissimi. Una cosa che è molto particolare, perché siamo tutti molto diversi l'uno dall'altro, cioè leggere i giallisti italiani dà il senso della polifonia e della enorme varietà delle nostre città e del modo di raccontarle attraverso il crimine. Questa è una cosa che non è frequente. Se voi pensate al giallo nordico, avrete chiara l'impressione che si assomigliano molto tutti, perché erano molto belli. Eppure sono di nazioni diverse, ci sono finlandesi, svedesi, norvegesi, eppure noi abbiamo il senso del già sentito, li riconosciamo molto facilmente in maniera unitaria. Ben diversa è la situazione del giallo italiano. Il giallo italiano ha una straordinaria diversità, è una grande diversificazione. Io mi sento di dire che per quanto riguarda Roma, splendidamente raccontato peraltro anche attraverso grandi penne, io penso a Giancarlo De Cataldo, ma penso anche ad Antonio Manzini, che sono straordinari autori, però se devo essere sincero, per me Roma gialla è il commissario Ponzetti di Giovanni Ricciardi. Perché questo? Perché l'identificazione forte dei personaggi con lo spirito della città nella scrittura di
della scrittura di Giovanni è clamorosamente evidente, molto forte. C'è una grande connotazione locale, che tra l'altro, essendo Roma una città mondo, perché Roma non è una città che ha un'identità uguale alle altre, Roma è una città mondo, Roma è una città che racchiude nel suo interno moltissime identità. È essa stessa polifonica, quindi è difficile immaginare il modo di raccontarla, ma Giovanni riesce a raccontare la città attraverso il suo personaggio con un'incisività e con una profondità umana e con uno spessore che veramente la rende riconoscibile anche fuori. Detto questo, scordatelo, perché questo romanzo non ha assolutamente questo tipo di movimento. Giovanni sente, arrivato alla scrittura di questo romanzo, la maturità, l'equilibrio e la conoscenza del personaggio tale da poterlo portare fuori, e lo porta fuori, lo porta in vacanza, lo porta in vacanza, lo porta in vacanza in un luogo assolutamente e fortemente identitario come la Sicilia. Questo luogo identitario è fortemente anch'esso riconoscibile, ma riconoscibile anche nella propria chiusura, perché non è un posto facile ad entrare nel secondo livello. Il primo livello è quello dell'accoglienza immediata, e l'accoglienza immediata del primo livello è quella della vacanza, quella che noi troviamo forse nelle prime tre pagine di questo romanzo. Ma passate quelle prime tre pagine, il nostro commissario Conzetti si ritrova a dover entrare in un livello ben più profondo, umido, buio e oscuro anche letteralmente, perché la storia di questo libro affonda le radici nel sottosuolo. Affonda le radici nel sottosuolo e assume la musicalità della canzone più nota e più straordinariamente conosciuta e anche più superficialmente conosciuta che c'è nella musica siciliana, che è Tittina Crozza. Tittina Crozza la conosciamo tutti, ricordiamo tutti il ritornello veloce, sorridiamo pensando a Rosanna Fratello, quelli come me che appartengono al Paleozoico, naturalmente la stragrande maggioranza di voi non ha la minima idea di che cosa io stia dicendo, però siccome io sono maschio, mi metto che peggio prima, e quindi noi che apparteniamo alla risalente età della televisione di Bianca e Nero, ricordiamo Rosanna Fratello, bellissima peraltro, che cantava questa canzone con un allegro ritornello. Ma sulle parole ci siamo mai soffermati? Ci siamo mai posto il problema di che cosa dicesse il testo espresso in quella lingua straordinariamente musicale, bellissima ma anche di non immediata e facile comprensione? No, e nemmeno Conzetti. Conzetti va in vacanza, Conzetti incontra questa canzone, incontra il luogo dove è stata creata questa canzone, e si pone anche il problema, assolutamente secondario, se no per chi prende i diritti, di chi abbia effettivamente scritto questa canzone. Quesito che sembra al di fuori dell'operatività di commissario di pubblica sicurezza, ma che invece non è, perché può essere collaterale o principale tra le motivazioni di un delitto. Un delitto compiuto forse da qualcuno, forse da qualcun altro, come sempre è nel poliziesco. E il povero Conzetti si ritrova in un mondo che non è il suo, affrontando come sempre tutta l'ampiezza dei disagi di natura familiare e personale, di un mondo in cui lui non è mai stato completamente dentro, ma dal quale non è mai stato completamente esterno, un po' come tutti quanti noi. Conzetti ha una vita interiore e una vita esterna, come tutti quanti noi, ma credetemi, è molto raro che uno scrittore riesca a rendere perfettamente questa inadeguatezza alla vita e nel contempo questa delicatezza, questa profondità, questa profonda sensibilità che c'è nel commissario Conzetti, scritto peraltro in prima persona. Quando si scrive in terza, ve lo posso garantire, è più semplice. La terza persona ti consente lo spostamento di telecamera da un personaggio all'altro, ti consente di entrare nella testa di vari personaggi ed è molto più facile. Se si sceglie la prima, ci si condanna a un'unica prospettiva, a un unico punto di vista, e questo rende più bello e più faticoso il procedere all'interno della vicenda. Come al solito, parlare di un giallo non è una cosa semplice, perché bisogna stare attenti a non rivelare molto
cosa che io per esempio tendo a fare facilmente con i miei, motivo per cui vengo preso a calci a ogni presentazione, c'è proprio gente attitta a questo punto. Però e quindi stavolta devo stare attento al libro mio, quindi se dico qualcosa di sbagliato, posso dirvi però che come al solito Ponsetti si ritrova di fronte alla sua sensibilità alla bellezza. La sensibilità alla bellezza è una croce che ci si porta addosso. Perché se sei sensibile alla bellezza, se sei facile alla fascinazione, questo ti distrae, ti porta lontano dall'obiettività, ti fa dimenticare il tuo spirito stesso di osservazione e ti fa diventare un po' vittima di te stesso. Sono tutte queste situazioni in cui Ponsetti si trova abbastanza facilmente, salvo poi naturalmente però mettere insieme quello straordinario intuito che ti porta a unire i frammenti di uno specchio rotto in cui ogni frammento riflette, essendo rotto, un pezzo diverso dell'immagine da un'angolazione diversa. Quindi questo puzzle tridimensionale che è la ricostruzione di un delitto e quindi la scoperta di un colpevole è perfettamente resa capitolo dopo capitolo in un ondivago passeggiare attraverso i personaggi. Noi ritroviamo tutti i personaggi del mondo di Ponsetti, quelli che hanno letto come me tutti gli altri e sono come me affezionatissimi a Giovanni, lo ritengo come me uno dei maggiori scrittori di genere contemporanei in questo paese, sanno bene che il mondo di Ponsetti è diviso e cullato da molti personaggi seriali. Guardate, questa è un'altra cosa che non succede frequentemente. Molto spesso lo scrittore seriale è portato ad affezionarsi e cristallizzarsi sul personaggio. Il personaggio che normalmente lo scrittore crede di assomigli in un patetico delirio di onnipotenza che si distrugge non appena si presenta alla prima presentazione e i lettori lo vedono, io grazie a Dio mi sono tenuto esterno a somigliare ai miei personaggi, normalmente si scrive di un personaggio, ci si affeziona e ci si cristallizza. Raramente si ha l'intuizione che un personaggio per sopravvivere e anzi per avere la necessità della sopravvivenza deve avere una descrizione di un mondo attorno a lui. Questo mondo deve essere trattato con grande rispetto, con affetto e soprattutto con grande considerazione. Il nostro Iannotta, il nostro Galloni, perfino il Questore, la famiglia di Ponsetti, noi la conosciamo come se fossero i nostri vicini di casa. E quindi vogliamo sapere che succede a tutti i vicini di casa, anche se sempre comunque nella prospettiva del personaggio originale. Allora, detto questo, e finalmente tacendo, io vorrei chiedere a Giovanni di raccontarci l'idea di portare Ponsetti in vacanza, se era una rivendicazione sindacale corretta di questo personaggio, e soprattutto perché lì e perché in quel modo, e poi di raccontarci un poco qualcosa del famoso omaggio al nostro maestro comune che è Andrea Camilleri. Prima di dargli il microfono, che poi già ce l'ha, prima di passargli la linea, io voglio soltanto avere l'opportunità di dire che ancora una volta, secondo me, Giovanni Ricciardi ha fatto centro, scrivendo un romanzo di grande divertimento, ma anche di grande spessore, facendo quello che un giallo deve fare, divertire, commuovere un po' e anche portare chi legge da un'altra parte. Perché un libro è un biglietto per un viaggio e se si deve viaggiare si deve partire dalla prima pagina. Io posso assicurare che questo libro di Giovanni Ricciardi porta il viaggio fin dalla prima pagina. Beh, intanto io voglio ringraziare tutti voi che siete venuti qui con affetto, con amicizia, con amore a condividere questo momento di festa, perché questo è insomma la prima presentazione del libro. Però vorrei ringraziare innanzitutto e soprattutto Maurizio, perché per me è un enorme onore che Maurizio De Giovanni, che ha citato tanti suoi colleghi, ma che è forse uno dei maggiori fra Andrea Forse, diciamo che forse giallisti italiani, uno dei più grossi come potete vedere, e penso che pochissimi qui non lo conoscano, credo nessuno, mi ha fatto veramente un grande onore venire qui, insomma. Quindi lo ringrazio ancora una volta. Siamo amici, ma tu sei Maurizio, qualcosa di importante per me, insomma, una cosa veramente importante. E ringrazio anche l'editore che gli chiede, Edito Fazzi,
che mi ha permesso dal 2008, e per, anche perché è una festa anche per la casa editrice, sono 20 anni che la Fazza è stata fondata dal 95. Dicevo a Lido Fazzi che mi ha permesso di cominciare questa avventura nel 2008 e poi non ha permesso che smettessi, quindi questo era, era doveroso insomma da parte mia. Allora, nonostante tu ci abbia provato, sono testimone, lo sai, diverse volte Giovanni ha avuto come Ponsetti è molto molto incline ad avere di se stesso l'opinione diversa da quella che sarebbe giusto che avesse, quindi sono testimone più volte che, cioè Giovanni è uno che va spesso volentieri messo di fronte alle proprie responsabilità, insomma. Qual era la domanda? Perché lo porti in vacanza, perché lo porti lì e perché metti la crozza, perché lo porti a banca. Allora, in realtà questa canzone io ho imparato da ragazzo, diciamo, la prima volta l'ho ascoltata, più o meno, insomma, è stata ai tempi di Rosanna Fratello. Avendo una famiglia siciliana, che è largamente presente qui stasera, e avendo degli zii attenti anche alla filologia, una volta uno di questi zii mi disse: ma tu hai mai notato che questa canzone ha questo ritornello di rullallè, rullallè, rullallà, sempre un ballabile, ma ha un testo terrificante, tragico? Dico io: no, perché? Cosa vuol dire questa canzone? Questa canzone è effettivamente qualcosa di antitetico, se vogliamo, alla dolcezza, all'allegria anche della musica che lo sostiene, perché è un contrasto tra la vita e la morte. C'è un uomo che si accorge della presenza di un teschio sopra Lucanluni, e su questo non parlo perché altrimenti il libro poi perde, diciamo, di efficacia, e si mette a guardarlo, a parlarci, e questo teschio gli risponde, un po' come nel famosissimo monologo di Amleto, no? Davanti al teschio che si domanda sul senso della vita e della morte qualche cosa. E questo teschio gli risponde una cosa tragica allo stesso tempo molto semplice, gli risponde: sono morto senza tocco di campagna, cioè senza aver avuto un funerale cristiano, diciamo così, no? E di fronte a questo che si scoprirà poi essere un vecchio, si accorge che la sua vita è passata inutilmente, perché dice: signiero i miei anni, se ne sono andati i miei anni, signiero un sacciolone, non so dove, ora caso mio vecchio di 80 anni, chiamo la vita, e morti non rispondi. Ed è una strofa, secondo me, altissima anche dal punto di vista letterario, nella sua sinteticità, insomma è qualche cosa che va al fondo del mistero dell'uomo. E quindi ha sempre fermentato un po' dentro di me l'idea che in qualche modo, in qualche forma si dovesse parlare di questa canzone. Dopo, la quale canzone non è una canzone, contrariamente a quello che siamo tutti portati a pensare, forse è stata ripresa da qualcosa di antico, ma antica non è, dal punto di vista della sua. E ti dicevo, approfondendo un po' la storia della canzone, appunto ho scoperto che in realtà questa canzone, che sembra molto antica, o comunque noi immaginiamo sempre che le canzoni popolari siano molto antiche, in realtà per la prima volta fu ascoltata da un aiuto fotografo, mi pare, di Pietro Gemmi, il quale è andato in Sicilia, precisamente a Favara, per girare un film di questi del neorealismo, grande stagione del neorealismo italiano, che era Il cammino della speranza. E fu ascoltata 200 metri sottoterra, dentro una miniera, dove minatori, nudi o seminudi, erano in sciopero da una settimana. Questo signore entrò dentro e ascoltò la sua testimonianza è questa canzone che andava perfettamente a tempo con la pompa della biella. Io poi non so bene come si svolgesse il lavoro nelle solfare. Queste miniere di zolfo che erano dei veri e propri inferni, in cui venivano mandati i bambini, e di cui parla molta letteratura, grande letteratura italiana di Sicilia, ne parla Pirandello, ne parla Verda, famosissimo Rosso Malpelo, ricorderete sicuramente, no? E quindi le circostanze, diciamo, in cui fu ascoltata per la prima volta questa canzone, poi divenne famosa perché Gemmi decise di registrarla e di metterla come sigla iniziale di questo film, sono già in qualche modo le circostanze misteriose. Da qui io ho approfondito un po' la storia e ho pensato che tutto sommato si poteva provare a
raccontare qualcosa, inventare una trama intorno a, a questo mistero, sostanzialmente, al mistero di una persona che lamenta dopo essere già morta, di non aver ricevuto, diciamo così, l'estremo saluto nella maniera dovuta, canonica. E intorno al fatto anche che su questa canzone ci sono state molte contestazioni a proposito appunto della paternità. Di fatto, un tribunale del 1979 ha stabilito che l'autore della canzone è Franco Di Causi, che è un, che era appunto un assistente musicale di Germi, il quale l'ha depositata alla SIAE. Era molto probabilmente una trascrizione, come è possibile anche dalla prima registrazione del primo disco Fallicente. Però è anche vero che, come si suol dire, un testo orale è di chi lo mette per la prima volta per iscritto. Non so se ci siano dei casi anche nella canzone napoletana, suppongo che ci siano. Ci sono frequenti casi anche clamorosi, nel senso che la canzone napoletana, per la massima parte, nella sua parte classica, è una canzone senza scrittura. Cioè era assolutamente, era scritta da persone, poeti e musicisti che non avevano la minima idea né di come si scrivesse né di come si scrivesse la musica, tantomeno. E allora l'editore, Ghidei per l'esattezza, si chiamava l'editore napoletano di riferimento, faceva una trascrizione su queste famose copielle cosiddette, che erano gli spartiti, che venivano poi venduti dai pianini a chi li voleva comprare, e li depositava. Io ho conosciuto gli eredi della famiglia Bidelli. La famiglia Bidelli percepisce tuttora i diritti d'autore di Osuna Chio, di Voce Notte, di moltissime canzoni che non sono mai state pubblicate dai singoli autori. Quindi l'unico percettore dei diritti delle canzoni, della stragrande maggioranza delle canzoni da guardare classiche, è la famiglia Bidelli. Peraltro rinnovando subito prima che scadano i diritti d'autore, con un nuovo deposito di un nuovo autore che fa delle piccole variazioni che possono permettersi di fare. Quindi c'è di fatto questo malcostume. D'altra parte la parola scritta è quella che rimane e non la parola orale. È il tema dell'oralità della scrittura che poi intanto è importante per chi, diciamo, sa di greco e di latino e lo insegna. Quindi partendo da qui ho deciso di investire su questa canzone, inventare una trama su questa canzone. Mi è sembrato naturale a questo punto portare Pozzetti in Sicilia e quindi ambientare la storia in una cittadina che è Favara, ma che io non nomino mai, non so se mi sono confuso e nominata qualche volta. Così, insomma, perché fosse come un'altra rigata, diciamo così, e qui vengo alla vicenda. Sì, Favara è una cittadina che è vicinissima ad Agrigento, cioè cittadina di 60.000 abitanti, Favara, quindi è bella rossa, è legata ad Agrigento e a Palma di Montechiaro, è tutta un'unica area urbana, separata da poche decine di metri. Neanche la scelta di Favara è stata interessante. Ma diciamo, siccome appunto questo film fu girato all'inizio a Favara, io però ho pensato che, non conoscendo il luogo, fosse meglio tutto sommato raccontare una Sicilia immaginata. La mia famiglia, per parte materna, viene da Milazzo, avrei potuto ambientarla a Milazzo, ma insomma c'è una solarità diversa a Milazzo. E comunque ho lasciato che questo paese fosse un paese senza nome. Essendo Porto Empedocle, distante credo meno di 3 chilometri il luogo di nascita di Camilleri, e essendo Licata il luogo che forse dà il nome alla famosa Licata di Camilleri, a sua volta a 50 chilometri. Esatto, e quindi l'idea qual era? Ma in realtà l'idea mi è venuta liberi scrivendo la prima pagina, quando la moglie di Pozzetti dice a Pozzetti: ma perché ti disturbano in vacanza? Chiamassero Montalbano se vogliono. E lui gli dice, e lui gli risponde, questo mi è venuto così istintivamente: ma Montalbano è un commissario di carta. E l'altro dice: beh, siamo tutti commissari di carta. Poi la figlia di Pozzetti si avvicina, gli dà un bacio e gli dice: no, tu sei Leo. E da qui ho pensato che la battuta poteva restare una battuta, ma poteva essere anche sviluppata, come si suol dire, con termine colto, in un gioco metaletterario, che poi più o meno ha sostenuto tutto l'andamento del libro.
Dopodiché, quando ho finito il libro, mi sono chiesto, ma non è che Camilleri si arrabbia? Ma Camilleri no, perché è un signore, ma forse la Sellerio qualche cosa da dire ce l'avrà. E così, attraverso un comune amico giallista che è Claudio Coletta, che ora è anche il medico dei Camilleri, quindi lo tieni in pugno, se l'hai ricattato indietro, fosse stato il salutiere di Camilleri. Insomma, gli ho fatto sapere di questa cosa e gli ho chiesto, diciamo, a posteriori il permesso di poterla fare. Ho già pronto un piano B, insomma, però ovviamente Camilleri, come tutti sappiamo, grazie, ha detto, anzi, era curioso. Io ti dico, fin d'ora sono ricercati come voi, eh? Benissimo. E così è andata. Quindi, diciamo, il cammino è stato questo, partendo dalla canzone, quindi la scelta di mandare Pozzetti in vacanza è stato lì. Ora però Pozzetti incontra Anna Maria. Questo libro è piuttosto strano nella sua struttura, anche nella modalità tua, che è comunque visionaria, cioè che comunque sempre molto intima e quindi con la realtà che si sfalda a fronte della percezione di Pozzetti. Perché una serie di personaggi entrano e escono da questo romanzo. Molti non li vediamo mai, altri invece percorrono la storia in maniera costante, pur non essendo personaggi centrali. Io sono rimasto molto incuriosito da questa cosa, perché Anna Maria è un personaggio, per esempio, di enorme forza, che come spesso in Anna Maria succede, però questa Anna Maria è un personaggio di enorme forza. Noi la vediamo, poi diventa un po' il personaggio fantasma del libro. Matteo, altro personaggio che si direbbe fondamentale, lo aspettiamo da un momento all'altro e poi finiamo per intravederlo soltanto al funerale del padre. Intravediamo i personaggi che sono presenti, ma sono presenti per sentito dire. A me è piaciuto molto questo, perché sembra, sapete quelle storie di paese in cui si sente parlare tanto di persone che non si vedono mai, ed è una struttura anche questa strana. Come ti è venuto in mente e come l'hai portata avanti? Allora, se dobbiamo parlare di strutture, io devo confessare un segreto che tu mi hai confessato. Quando scrissi Portami a ballare, la Fazzi chiese a Maurizio se poteva fare una frase, insomma, diciamo di pubblicità al romanzo, e la chiedemmo a Maurizio. Al telefono molto cortesemente mi disse, guarda, io la faccio molto volentieri, però non ho il tempo di leggere il libro, per favore mandami la sinossi. Che si arriva praticamente domani. Ma la sinossi sarebbe la struttura, il riassunto del libro, insomma. Io attaccai il telefono dopo aver detto a Maurizio, certamente te la mando, ma io non ho mai fatto la sinossi dei miei libri, quindi devi sapere che sono stato, perché è arrivato due giorni dopo, sono stato due giorni a scrivere la sinossi. Non te la chiedevo a sapere. E quindi sono stato due giorni chiuso in biblioteca con una fatica enorme a scrivere la sinossi del libro, perché in realtà io non ho la... tu hai detto, e ti ringrazio, che i miei libri sono visionari, no? Tra virgolette. Però non ho la capacità di vedere una storia. Non riesco a vedere perché io ci cammina dentro, e quindi vedi di volta in volta il paesaggio che vede camminando dentro. Questa è una cosa che si intuisce leggendo a pensarci, no? Cioè si capisce lui è il percorso che fa. Quindi tu hai mancato il personaggio Anna Maria, poi non vederlo più. Ma dunque piacesse, non lo puoi negare. No, non lo posso negare, ma è Pozzetti che piaceva il personaggio di Anna Maria. Mi piaceva, insomma, Anna Maria è una donna fascinosa, insomma, in qualche modo rappresenta il fascino della musica, rappresenta la seduzione della musica, il mistero della musica. E poi era necessario che scomparisse, perché Pozzetti restasse solo con questo suo fantasma e tormento e senso di colpa e desiderio e qualche cosa che insomma si porta dentro per tutto il libro, come un'apparizione, appunto, che insomma la scena del dottor Zivago in cui loro si vedono dal treno, no? Ecco, una cosa di questo tipo, diciamo così, di triste attualità, no, sì. Mi piaceva che fosse così, però non è che l'avevo preventivato.
E poi avevo dei personaggi che mi interessava che parlassero, e in genere i personaggi che parlano meglio sono i personaggi collaterali, perché poi Ponzetti non è il titolare dell'indagine, questo è il punto. Assolutamente, no? Che non potrebbe essere, essendo in vacanza, ed essendo fuori zona. E non lo è anche perché lui ha conosciuto Anna Maria per un favore personale che gli ha chiesto il questore, insomma, cose che non succedono mai in Italia, diciamo così, no? Perché un po' fuori dallo schema. E quindi lui se ne potrebbe tranquillamente anche la tentazione di disinteressarsene di questo caso. Però c'è un particolare che non posso svelare, e insomma, che lo tiene attaccato in realtà alla figura di questa donna che chiede aiuto all'inizio del libro e che poi improvvisamente scompare, e poi insomma la sua situazione si complica in seguito al delitto che viene. C'è una cosa della stessa casa. Ponzetti in vacanza ci sta male. Cioè, Ponzetti non è uno che sta bene in vacanza. Non gli va di stare in famiglia, in cui non è evidentemente previsto, avendo una famiglia composta per la totalità di donne, e come tale, avendo le donne una loro vita che non prevede la presenza di nuovo tutta la giornata, quindi le donne gli manifestano evidentemente il fastidio della sua presenza, lui non sa stare senza lavorare, essendo abituato a lavorare, e quindi si agita molto alla ricerca di qualcosa da fare. Se questo qualcosa da fare lo raggiunge poi, e lo tira per la giacchetta, non senti, fa tutto suo dispiacere, non ce l'ha, no? E infatti è così. E poi per fortuna a un certo punto è talmente come dire, angosciato da questa situazione che ha bisogno di niente, di notte, che a notte lo raggiunge in vacanza anche lui. È lieto di raggiungerlo anche lui. Di raggiungerlo anche lui, perché la moglie è andata, come si dice, a Manziana, sì, dai suoceri che hanno casa piccola. E poi sì, alcuni personaggi che sono venuti un po' così, per esempio questa, c'è una giovane cameriera che compare all'inizio, che non avevo previsto che poi fosse la protagonista di una lunga conversazione con Ponzetti. Ci sono dei personaggi che vengono fuori nel momento in cui decido di far spostare Ponzetti da una casa all'altra, da una strada all'altra, in una successione che è appunto una successione alla fine abbastanza naturale, perché io... L'effetto delle uova spettacolare. Grazie. Perché a me capita questo, appunto. Molti mi dicono, è una bellissima cosa che fai dei capitoli brevi, ma il problema è che io faccio i capitoli brevi perché riesco a immaginare quello che posso scrivere in un pomeriggio. Poi devo fare altre cose, correggere i compiti, preparare le lezioni, il giorno dopo dico, che succede? E così vado avanti. E questo tipo di scrittura ha dei problemi, perché poi devi sempre tornare indietro, correggere, limare, eliminare, tante volte escono fuori dei rami secchi, insomma, nella storia. E quindi ci vuole un enorme lavoro poi di revisione continua. Io arrivo sempre a 9, 10, anche 11 revisioni del libro, perché ti tocca sempre rileggerlo da capo. Io morirei dietro, se dovessi fare così. Lo so, perché tu prepari il libro per 2 mesi, lo sappi, e poi lo scrivi in un tempo brevissimo, no? Ecco. Che però è bello perché ognuno di noi vede al suo modo di però questo non leva assolutamente spontaneità, anzi aggiunge riflessione. Io volevo leggervi, posso leggere io un pezzetto di come si fa nelle presentazioni normali. Noi adesso stiamo facendo questa specie di salottino a due, ma normalmente nelle presentazioni c'è sempre una parte che si deve leggere. Io volevo leggervi quello che è di fatto il secondo capitolo del libro, ma che è anche il momento in cui uno entra sensorialmente all'interno della narrazione. Io credo che possa essere una piccola lezione di scrittura, se mi posso permettere, perché è il luogo in cui Ponzetti cambia marcia. Nella prima parte del primo capitolo noi abbiamo la definizione della situazione e ancora ci guardiamo attorno. In questo secondo capitolo noi entriamo all'interno del racconto e non ne usciamo più fino alla fine. Mi camminai profumato nella sera affogata di umidità verso la casa della signora. Mi trovai di fronte a un battente a testa di leone senza campanelli, un palazzo antico, scaloni di pietra bianca, un blasone che prendeva da una parete del primo pianerottolo. Mi aprì una cameriera vestita di scuro di una ventina d'anni, cerimoniosa, in divisa d'ordinanza, con le calze nere su un paio di pattine di stoffa leggera. La signora
mi rende conto dal fondo di un enorme salone, occupato da un pianoforte a coda. Poi si fermò. Con un sorriso mi invitò ad avvicinarmi. La intravedevo da lontano, condiscendente. Senza distinguere gli entranti, si sedette al piano, sollevò il coperchio di legno intarsiato, piegò la striscia di seta che copriva i tasti e accennò col capo che mi accomodassi sulla poltrona accanto al piano. Poi chiuse gli occhi, drizzò la schiena, sollevò la gonna a fiori, quel canto che le permetteva di lasciare scoperte le ginocchia, e cominciò a suonare una canzone, forse la più famosa delle canzoni siciliane, ma la suonava in tonalità minore, come non l'avevo mai sentita, e pareva una linea funebre, una disperata domanda di pace. Pensai al costume di Maria, troppo succinto, al fatto che la piccola Serena portava secchiello e palette in giro per la spiaggia, come un trofeo, ma quella spiaggia di ciottoli bianchi e cavalloni era troppo pericolosa per lei. Pensai a Gloria, che mi aveva guardato con la coda dell'occhio mentre mettevo il profumo prima di uscire. La donna aveva gambe affusolate, ginocchia scolpite di bianco, come se non volesse abbronzarsi, dita lunghe, unghie curatissime. Le braccia erano leggermente gonfie, ma la vite, il seno, si accompagnavano nel canto con un respiro lento, lasciando trasparire un'ansia di essere ascoltata. Il vestitino terminava su uno scollo leggero che si accendeva di tanto in tanto quando si piegava in avanti. Gli occhi si aprirono soltanto a canto finito, erano di un verde brillante, squame di sirena, di quelle sirene che ricordavo disegnate sulle pagine dell'enciclopedia Conoscere, che consultavo avidamente da piccolo. Benvenuto, commissario. La cameriera portò una vita di limone in due bicchieri di bottiglia, leggermente bruniti dall'uso, la sorseggiò lentamente mentre la signora ne anellava convenevole sul tempo, sull'ora tarda, ancora in trista di sole, sulla bellezza sconfinata di Roma, sulla solitudine dell'estate, sull'inutilità della vita di chi non ha figli. Mi chiedevo quanto sarebbe durato quell'interludio che trasmetteva un'indecifrabile inquietudine. Ha riconosciuto la canzone? È una melodia molto nota. Questa canzone è la mia sola speranza che me la vogliono togliere. Che deve dire, signora? Non mi chiami signora. Non lo sono mai stata. O perlomeno non lo sono più. Sono ospite di questa residenza fino a domani. Poi mi toccherà fare le valigie, mio marito è fuori. La lettera dell'avvocato che spiega i dettagli della separazione mi fa compagnia. Torno alla mia povertà. Non so, perché sono cercata. Non mi ha cercata lei. E perché, se non sono indiscreto? È geloso. Di tutto, di nulla. Evidentemente di me. Applauso delicatissimo, è una scrittura molto sensoriale e individuale, avete sentito? Vede e pensa, come succede nella vita. E come quando si scrive in prima persona non si fa mai. Quando si scrive in prima persona noi raccontiamo attraverso gli occhi della persona che sta lì. Lui no, lui è nel personaggio e lo racconta. Il personaggio pensa, sentendo la canzone di Tina Crozza, la propria nipotina sulla spiaggia e ai pericoli che corre. Alla figlia, che mette un costume troppo stretto, non sente e passa, sente e pensa. No? Ripeto, insomma, tutto questo ha a che fare con un modo mio anche di cose, di guardare, di pensare contemporaneamente a tante altre cose che faccio, ma ci sono poi anche tanti echi, come dire, letterari, no? Che mi porto dentro, perché poi ciò che siamo non è soltanto ciò che abbiamo vissuto personalmente, ma sono anche le tante storie che abbiamo ascoltato, no? Esatto, sono le storie della nostra famiglia, sono le storie degli amici, sono cose che abbiamo sentito narrare e che sono fermentate dentro di noi. Poi ci sono anche i grandi
la grande poesia classica, c'è Omero, c'è tutto questo, insomma, no? Non ti sei a ripetere, vero? Uno dei 10 libri che salvereste alla mai. E quindi poi alla fine penso che tutto questo in qualche modo c'entri, ecco, con, però quello che tu dici è molto vero, ma io lo riconosco nel momento in cui lo dici tu. Qualcuno in questi anni mi ha chiesto se sarei stato disposto a fare un corso di scrittura creativa, a fare lezioni di scrittura creativa, ho sempre risposto di no, perché in realtà io non so spiegare bene come si produce questo tipo di cosa che è la scrittura, almeno per quanto riguarda me, no? Quello che dicevo prima, la capacità di insomma, anche gli alunni, no? Anzi, ti saluto perché sono un po' distanti dalla realtà, come sempre, vero? Hanno fatto la maturità, quindi adesso stanno in vacanza. Quando i colleghi italiani insistono a fare la mappa concettuale sul tema, io non riesco proprio a capirli, perché io non azzarderei mai questa cosa, perché non sono il primo che non è capace, diciamo così, di farla. È così che vanno le cose, almeno per quanto mi riguarda la mia scrittura, insomma. Sì, perché non c'è una ricetta. La ricetta, se esistesse una ricetta, esisterebbe un unico libro e tutti quanti continuerebbero a scrivere quell'unico libro fatto secondo quella ricetta. Quindi, grazie a Dio, la ricetta non c'è. Però questo non ci impedisce di poter scomporre a posteriori l'idea istintiva della scrittura e ritrovarne certi ritmi, certe situazioni, certi pensieri che l'intuizione dello scrittore ha prodotto, ma che noi possiamo ritrovare razionalmente. E questo è bello, come è bella la musica della matematica quando funziona, no? È bella la musica in sé, che è armonia, e che è anche quello equilibrio, e anche quello sembrerebbe, al di là dell'istinto, una forma di riflessione. Io credo che la scrittura di Giovanni Ricciardi sia profondamente istintiva, ma anche molto riconoscibile, perché sono i pensieri, i sentimenti, le emozioni, le passioni di ognuno di noi. Allora, riconoscere i nostri stessi sentimenti in quelli di un personaggio è bello, ci dà serenità, ci dà